Avete presente quando registrate un audio su WhatsApp per un vostro amico e continua a cancellarsi? Tipo una volta si cancella, una volta vi chiamano, una volta e lo registrate 5 volte e dite per 5 volte le stesse cose? Diciamo che questo è esattamente quello che sta succedendo con questo video. Quante volte abbiamo provato a rifarlo? Questa è la quinta volta, però ci stiamo provando, cioè ci stiamo Sì, impegnando, ci stiamo abbiamo le prove, impegnando. adesso ve le facciamo vedere. Bentornati sul mio canale, amici. Oh, sì. Questo non solo è un vlog, ma è il vlog in cui finalmente vi racconteremo che cavolo ci facciamo in Cina. Ma non avevamo pensato che. Come potete ben sentire dall'audio in sottofondo, si prospetta essere una chiacchierata poco piacevole. Ok, non è stata la scelta più saggia, quindi venite con noi. Questo parchetto, come già Elisa qualche volta ha menzionato, le città in Cina sono un attimo rumorose, un po' più di quello che siamo abituati in Italia. Ciao a tutti, bentornati sul canale dei vlog. Questo non sarà questo non sarà un vlog come gli altri, perché saremo qua fermi a parlarvi come se vi stessimo dicendo le Sì, le notizie. notizie di oggi del telegiornale di Shanghai sono liete di presentarvi Elisa True Crime come ospite e come avete visto dai video precedenti, il motivo è molto semplice, non ce la facciamo a farlo diversamente, ragazzi, non ce l'abbiamo fatta, siamo stati un disagio. Quindi, Siamo stati un oggi vi disagio. raccontiamo le notizie e ve le raccontiamo Così. così. Dunque, il video di oggi, con sta mano, scusate, gesticolo un po' troppo. Il video di oggi è un video importante perché finalmente, dopo quei 6 mesetti che me lo chiedevate, vi raccontiamo. Rullo di tamburi. Trrr, perché viviamo in Cina. Ma prima di rispondere a questa domanda, come sapete, nei miei video si parte sempre dalla preistoria, quindi prima di arrivare al punto, io devo per forza raccontarvi questo aneddoto, perché è una storia quasi magica. Per farlo dobbiamo tornare a ben 10 anni fa. Era lontano 1900. No, era lontano 2000 e. Era in lontano, Era e di sicuro lontano. era lontano. Io non ero presente, non c'entro, quindi datemi la colpa per la seconda volta che siamo in Asia, non per la prima. Però comunque, prego. Avevo 22 anni circa e mi sono trasferita ad Hong Kong. E in molti video, anche sul canale True Crime, ho accennato a questa cosa, ho accennato di come Hong Kong sia la mia città del cuore. Ma la verità è che quando mi sono trasferita lì, 10 anni fa, ho sofferto abbastanza, ero piccola, spaventata. Ma poi è successa una cosa bizzarra. Ho vissuto lì circa un annetto. Quando poi sono tornata in Italia, dopo qualche mese, ho iniziato a rimpiangerla. Non so spiegarvelo, ma ho iniziato a sognare di tornarci. E ho iniziato a sviluppare dei rimpianti enormi. Gliene ho parlato un milione di volte di quanto rimpiangessi il fatto che sì, non avevo sfruttato al meglio quella possibilità. E ho dovuto lavorare molto sul lasciare andare, accettare il fatto che fossi troppo giovane, ormai era andata così. Ma nella mia testa risuonava sempre questa frase: se solo andassi a Hong Kong con la mentalità che ho oggi, sfrutterei al meglio quella possibilità. Ma poi un giorno succede una cosa pazzesca. Non è questa la cosa pazzesca che doveva succedere. No, comunque, tornando a noi, sicuramente non è facile da immaginare che a 20 anni ci si trasferisce in una città come Hong Kong, nel senso, molti di voi e noi abbiamo fatto delle esperienze all'estero, però giustamente ci si muove un po' in Europa, si va in Spagna, si va in Inghilterra, le capitali europee sono quelle. Però pensare di trasferirsi ad Hong Kong è una realtà veramente, veramente molto differente. E adesso che lo posso dire sulla mia pelle, davvero l'impatto iniziale non è proprio semplicissimo, bisogna adattarsi. È vero che poi ci si innamora lentamente del vivere in Asia, soprattutto ad Hong Kong, però l'impatto iniziale è un po' forte. Torniamo al punto di partenza. Torniamo a noi. Allora,
Io lavoravo per un'azienda internazionale e un giorno mi chiamano e mi propongono una missione in Asia per la durata di un anno. Esperienza all'estero, giustamente siamo sempre in Asia, quindi comunque sai, un attimo ci pensi due volte perché tanta diversità come ho appena detto. E indovinate un po', mi propongono questa esperienza internazionale, quindi lavorando, viaggiando tra diversi paesi, ma proprio basata ad Hong Kong. Dopo aver sentito tante volte parlare di Hong Kong e tutte le sue storie, e sapete che Elisa non è una di poche parole. Io sono una storyteller. E a quel punto stavamo già insieme da cos'era? 4 anni quando hai ricevuto questa telefonata? Considerato che siamo in Asia da 3 e No. siamo sposati da 2 e stiamo insieme da 6, 3 anni e mezzo fa. Immaginatevi, io appena sento questa notizia, nel senso, la prima persona che mi viene in mente è Elisa, nel senso avrei voluto vedere la sua faccia nel sentirsi dire: ok, dopo che mi hai parlato di Hong Kong per 3-4 anni, adesso non ricordiamo bene quanto, ma e mi hai sempre detto che ci saresti voluto tornare. Bene, questo è il momento giusto per farlo. Sì, ricordo ancora la telefonata. Io ero a lavoro e lui mi chiama e mi dice: che ne dici di andare ad Hong Kong? E io rispondo: in vacanza. E lui mi risponde: no, a vivere. La mia prima reazione mi ricordo che è stato scoppiare a piangere, Beh, queste perché sono le chiamate che ti arrivano così, così, una così, volta al giorno. Che ne pensi di esatto. andare lì? Sai, Cambiamo andiamo al vita. bar, andiamo a mangiare una pizza stasera. No, andiamo ad Hong Kong. Nel senso. Oh mio Dio, sì, no, sono scoppiata a piangere, un mix di emozioni fortissime, e, no, ma non ci potevo credere. Immaginate desiderare una cosa con tutti voi stessi. Ah, avevo detto che andavo da solo. Per Quello questo non lo sapevo piangeva ancora. felice e desiderava con tutta se stessa. Ah no, ma senza di te. Questo era un dettaglio che non dobbiamo sottovalutare. Ovviamente non è vero. Davvero, è stata un'emozione bellissima. Ah, e ovviamente ho risposto di sì. Che domande. In quel periodo vivevamo a Bologna, dove ci eravamo trasferiti da circa un anno, partendo da Torino, precedente città dove ci siamo conosciuti. Queste dinamiche purtroppo spesso succedono molto velocemente. Quindi immaginatevi che nell'arco di un mese ho organizzato con lei spostamenti vari ed eventuali e trasloco e chiudere tutto quello che avevamo di aperto in Italia, perché comunque un anno è un anno, ragazzi, nel senso non è che si possono lasciare troppe cose in sospeso. E quindi, per la felicità dei suoi genitori, abbiamo impacchettato la nostra vita negli scatoloni, venduto quello che si poteva vendere, mandato tutto a casa dei suoi genitori. E Rifilato tutto a loro. finalmente sono partito per l'Asia. Dico sono perché inizialmente questa missione prevedeva una permanenza di 2-3 mesi fisso con base a Tokyo. E dato i cambi, e dato comunque che non era una residenza stabile, avevamo deciso a quei tempi di aspettare un attimo per poi ricongiungerci direttamente dopo 2 mesi ad Hong Ad Hong Kong. Kong. Sì, oltretutto perché 2 mesi non facilissimi. Vi lascio immaginare che io andavo a dormire, lei si svegliava, io mi svegliavo, lei andava a dormire, quindi diciamo che siamo, forse è abbastanza chiaro che siamo una coppia molto unita. Stare lontani tre Esatto. mesi Sì, è stato non è pesante. È stato. stato un momento non troppo facile perché comunque eravamo in una fase molto instabile, no? Io di qua, lei di là, la difficoltà di comunicazione, il fuso orario. Quindi, ragazzi, quel momento lì non è stato proprio il migliore di questa storia. Finalmente, dopo questi 2 o 3 mesi, ci siamo riuniti ad Hong Kong. Abbiamo trovato casa lì, abbiamo ricominciato una vita lì e abbiamo ricreato tutta una nuova routine, anche perché l'equilibrio era che Edo viaggiasse dal lunedì al venerdì e poi tornasse a casa il weekend. Ragione per cui io dal lunedì al venerdì fondamentalmente viaggiavo. Viaggiavo prendendo 4 aerei tra Corea, Giappone, cioè Cina, Hong Kong, Taiwan. Comunque quella era la mia zona di pertinenza. Se 4 aerei alla settimana. ci penso oggi è una cosa impossibile ed Stranissimo. impensabile. Forse per voi adesso inizia a essere un po' più semplice perché
iniziate a viaggiare, iniziate a muovervi nuovamente, nonostante la crisi del Covid che c'è stata, e quindi avete ricominciato ad essere familiari con questa situazione del viaggiare tra un paese e un altro. Per noi qui diciamo che è un po' diverso ad oggi, perché non possiamo viaggiare fuori dalla Cina, ma magari di questo ve ne parleremo in un In un altro altro video, video. sì. E comunque, tornando a quel periodo, mi viene da pensare e ricordare quanto viaggiassi ad oggi, mi sembra veramente Assurdo. assurdo, 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 perché poi pensate anche, viaggiavo, tornavamo in Italia, tornavamo in Europa, in Spagna, abbiamo fatto le vacanze in Sri Sì. In Lanka. un anno eravamo tornati in Italia 2 volte. Adesso sono 2 anni che non. Sì. Quasi tre che non torniamo, ma comunque, ritorniamo ad Hong Kong, non divaghiamo troppo. Dopo aver passato anni a rompere le balle e dicendo se tornassi a Hong Kong adesso sarebbe diverso, farei meglio, nananà, era come se l'universo mi avesse detto: ok, Elisa, esatto, Uno slap on the face. ok, hai rotto, tieni Hong Kong, fammi vedere, no? Fammi vedere che cosa faresti meglio. E infatti questa volta non mi sono fatta scappare un'occasione. Ho vissuto Hong Kong in un modo totalmente diverso rispetto alla prima volta. L'ho vissuta al massimo, al 100%. Ho tirato fuori talmente tanto coraggio, talmente tanta voglia di vivere, che ho comunque trovato, insomma, delle collaborazioni da poter fare come freelance. Tra un aereo di qua e un freelance di là, e una collaborazione qui e una cosa lì, fatto sta che i 10 mesi stavano per terminare. Nonostante ricordiamo Hong Kong come un'esperienza fantastica, ragazzi, io ho un ricordo di Hong Kong che è micidiale, cioè davvero credo che sia uno dei posti dove sia stato più felice, dove mi sia divertito di più al mondo. È stato un periodo molto particolare perché da giugno 2019 ad Hong Kong iniziarono i movimenti di protesta per l'indipendenza. Questo periodo sicuramente non è stato proprio semplice perché il paese ha iniziato questi movimenti in maniera del tutto pacifica, ma purtroppo c'è stata un'escalation di Sì, le violenza. cose sono È un degenerate. degenero totale della situazione. Ci ritrovavamo il weekend magari a non poter tanto uscire di casa. Non era un periodo molto facile. Gas lacrimogeni, polizia ovunque. Oltretutto, col fatto che io viaggiassi così tanto e spesso e volentieri l'aeroporto era il centro di queste proteste, io tornavo magari il venerdì sera che ero a pezzi, dopo una settimana sballottato da un paese a un altro e non trovavo un treno per tornare a casa, il trenino che collega l'aeroporto al centro città, non trovavo un taxi, non trovavo un mezzo di trasporto per tornare a casa. Non era proprio il top del sogno, ecco, diciamola tutta. Nonostante tutto, però, non ci sentivamo pronti a lasciare questa realtà, a lasciare l'Asia e a tornare in Italia. Anche in Europa, Il tempo era passato troppo in fretta. Vabbè, io ho fatto il tentativo di chiamare in azienda e chiedergli: guardate, vorrei prolungare la mia permanenza e vorrei restare in Asia per ancora un po' di tempo. Come Elisa ci ha già spiegato, quando si chiede al destino, poi il destino ti risponde spesso e volentieri. E destino finale. infatti mi contattarono dopo qualche giorno e mi proposero la possibilità di restare in Asia. Stavolta non più per una missione di un anno, ma per un periodo indefinito, con la differenza che avremmo dovuto lasciare Hong Kong e ci saremmo dovuti spostare a Shanghai. Se penso ancora a quel momento, invece, mi sembra essere passata un'eternità. È vero. Sono cambiate tantissime cose. Da quella posizione lì, subito dopo un mese, iniziò l'outbreak di Covid e viverlo in Cina come prima esperienza, quindi benvenuto di welcome. Diciamo che anche lì non siamo stati fortunatissimi. No, Abbiamo preso il cioè, meglio, ma non sì. siamo stati fortunatissimi di queste Cioè, esperienze. fermatevi un attimo a riflettere. Noi abbiamo passato un anno a Hong Kong con le proteste, scappati praticamente dalle proteste, arriviamo a Shanghai dopo neanche un mese. Covid. A prescindere dalla situazione generale, ho cambiato lavoro, ho cambiato azienda e abbiamo deciso di estendere questa nuova permanenza che ci ha comunque arricchito di un sacco di cose bellissime. Sì, perché la vita qui è stata ancora diversa, cioè noi a Hong Kong ci eravamo fatti una vita, arrivati qua abbiamo dovuto ricominciare da capo e ci siamo rimessi in gioco completamente, appunto lui ha cambiato lavoro. Per quanto riguarda me, se a Hong Kong era complicato per me ottenere
un visto lavorativo, eccetera, in Cina sono ancora più rigidi. Quindi io ho dovuto trovare un modo per reinventarmi completamente. Ed è a quel punto che ho deciso di sfruttare la grande passione che ho sempre avuto per il true crime e aprire il canale che tutti oggi conosciamo. Mai mi sarei aspettata il successo che ha poi ottenuto. Ragazzi, assolutamente, è bellissimo. Cioè, io non mi sto avvicinando a questo, a questa realtà adesso. Lo sto trascinando proprio così. Vedremo, ma è bellissimo leggere l'affetto che Elisa riceve nei vostri commenti. Vorrei veramente ringraziarvi a suo nome, perché è davvero bellissimo. E poi posso dire una cosa, io sento che era tutto un po' destino, no? Perché se io non fossi mai stata in Cina e, diciamo, costretta a reinventarmi, a trovare il mio, non obiettivamente non avrei mai aperto un canale YouTube, perché non avrei mai avuto il tempo, forse non mi sarebbe neanche mai venuta l'idea. Che poi quando abitavi ad Hong Kong nel lontano 1992 lavoravi già con i vlog, con un concetto un po' preistorico, sì, di quello che poi è lo YouTube attuale, però avevi già questa, sì, passione, e ad oggi è diventata veramente concreta, una concretezza. Perché sì, quello era il mio pensiero. Io la prima volta ad Hong Kong avevo provato ad aprire un blog e a raccontare un po' la mia vita lì, ma non ci sono riuscita, ero troppo giovane, non sono riuscita a stargli dietro e non era il momento giusto. Invece è stato questo il momento giusto, non so spiegarlo. Sì, diciamo che comunque secondo me non è neanche facile raccontare le proprie esperienze quando non si sta bene, benissimo, e quando non si è magari un po' a proprio agio, no? Quindi sì, soprattutto aprirsi così come poi il vlog richiede, sì, a volte ragazzi è un po' difficile. Nel molto senso, difficile. E magari vi parleremo difficile anche di questo. Sì, sì, sì. Avremo, sì, modo di spiegarvi. Quindi diamo, con questo video diamo il là a una promessa. Saremo più presenti. Più presenti. Come, sì. Tu sicuramente. Io, sì, se mi inviti come ospite della puntata. Ti inviterò spesso. Però ci sono tutta una serie di cose di cui vorrei parlarvi. E sì, vorremmo aprirci un po' di più rispetto a quella che è la vita qua. Non è semplice, sappiatelo, perché comunque ci stiamo aprendo a un sacco di persone, però voglio farlo. Il senso del mio canale dei vlog è questo: aprire uno scorcio sulla nostra vita. E mettiamo che apriamo anche un altro piccolo scorcio. Nel senso, ragazzi, vi racconteremo quello che è la nostra vita qui attualmente, al momento, visto che c'è stato un po' un vuoto, ma quello che stiamo pensando adesso è proprio quello di cambiarla. E quello che ci interesserebbe sapere è cosa ne pensate voi, nel senso, noi non stiamo ponendo troppi limiti a quello futuro, che sarà il nostro futuro, stiamo semplicemente pensando di cambiare, forse è arrivato il momento di valutare altro. Dateci dei consigli, dateci delle idee. Cioè, quale dovrebbe essere il nostro prossimo step, secondo voi? Anche perché io sono pronto a abbandonare tutto. Anzi, datemi anche questo consiglio, perché convincetelo ad abbandonare tutto e cambiare vita. Sì, e a lasciare questi ritmi folli di lavoro e magari costruire qualcosa insieme, qualcosa di digitale, qualcosa di... Ah, ragazzi, questo non lo so, devono dire, no, non l'influenzare, dateci le vostre idee. E basta, forse siamo riusciti a fare questo video, poi lo scopriremo, perché l'ultimo video che abbiamo provato a fare non aveva l'audio alla fine, quindi vedremo quali problemi avrà questo video, spero nessuno. Ma direi che abbiamo terminato. Fateci sapere che cosa ne pensate di tutto, insomma, lasciateci un commento come al solito. Vi promettiamo che saremo più presenti. Lasciateci un like. Iscrivetevi al canale. Bravo, bravissimo. E basta, ci vediamo al prossimo vlog. Presto. Quando? Presto. Presto. Ciao! Ciao.